Ancora un appuntamento con l'informazione del Camper Mag News Live, edizione speciale dedicata al Salone del Camper 2015. In primo piano sempre di questa sesta edizione del Salone del Camper, in programma, lo ricordiamo, presso File di Parma fino a domenica 20 settembre, la buona affluenza di pubblico che in questi giorni si è registrata nei vari padiglioni dove sono in esposizione i nuovi modelli di veicoli ricreazionali presentati per la stagione 2016 e naturalmente tutto il necessario per gli appassionati del turismo all'aria aperta. A tal proposito, come di consueto, per stilare un bilancio di questa prima metà settimana, abbiamo incontrato i presidenti di due delle principali associazioni di settore. Vittorio Dall'Aglio, di Assocamp, l'Associazione Nazionale Operatore Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio, e Luigi Boschetti di Promocamp, l'associazione che rappresenta gli imprenditori del turismo all'aria aperta e che adesso ascoltiamo ai nostri microfoni. Ma direi che anche quest'anno l'andamento è positivo, adesso i numeri precisi non li ho ancora, però all'alto ieri si parlava di un aumento delle presenze di ingressi di circa il 10%, quindi sicuramente un dato molto positivo per ciò che riguarda l'affluenza. L'interesse c'è, preventivi tanti, contatti tanti, quindi sicuramente non possiamo che essere soddisfatti anche alla luce di quello che è la situazione economica generale. I voucher, questa iniziativa tesa a promuovere il settore, sta funzionando, dovremo anche riattestare come l'anno scorso, quindi per ora non posso che essere soddisfatto, perlomeno per l'affluenza. Sì, diciamo che dopo questi giorni abbiamo visto una conferma rispetto a quella che è la tendenza nazionale di un aumento molto significativo nell'accessoristica. Difatti tutti i nostri associati hanno un riscontro molto molto positivo. Per quanto riguarda Intendiamoci? Sì, rispetto all'anno scorso c'è un leggero, in questo caso, miglioramento, però più che avvicinarsi all'offerta specifica hanno allargato l'acquisto verso tende un po' più ad hoc per le loro esigenze. Ed anche oggi al Salone del Camper, alla Sala Agorà, presso il Padiglione 4, si è tenuto un altro interessante convegno sul tema Cultura in Movimento, la nuova card APC Cortona per gli amanti del turismo in libertà, in collaborazione con il MAEC di Cortona, la presenza tra gli altri del direttore Paolo Giulierini, di fresca nomina alla guida del Museo Archeologico di Napoli. E questa volta il MAEC si è attrezzato insieme al suo parco per come dire, concretizzare quello che era stato annunciato l'anno scorso, e cioè un'area di sosta per i camper presso il Parco Archeologico di Cortona, che permetterà poi dopo ai visitatori di collegarsi con navette ed altri servizi alla città e al territorio. E dopo l'allestimento di un'area di sosta camper realizzata proprio nei pressi dello storico Parco di Cortona, che quanto prima sarà anche attrezzata, si prevede anche l'attivazione di una navetta e l'introduzione di una card, la carta Cortona Cortesia. Intanto l'amministrazione locale si dice sempre più aperta nei confronti dei camperisti. Cortona vuole essere una città con le grandi braccia, capace di abbracciare appunto tutti i turisti che vogliono venire a visitare, e l'impegno dell'amministrazione è appunto quello di promuovere il turismo per camper, un turismo che si sposa molto bene con Cortona, perché è un turismo anche culturalmente molto elevato. Soddisfazione è stata espressa da Gianni Drogini, direttore marketing dell'APC, presente all'incontro con Francesca Tonini, direttore generale dell'Associazione Produttori Caravane Camper, che adesso ascoltiamo ai nostri microfoni. Queste iniziative sono volte a incentivare queste modalità turistiche. Possiamo dire che, come nel Settecento, ancora oggi il viaggio, le modalità del turismo on the road continuano ad attrarre turisti alla ricerca del piccolo borgo, della cultura, dell'arte, e sicuramente la città di Cortona non poteva essere che privilegiata in questo percorso. Voltiamo pagina sul fronte produttori, continuiamo a mostrarvi i nuovi modelli di motorhome presentati qui al Salone. Partiamo da Chausson col suo nuovo Exaltis 7028, caratterizzato da una pianta interna funzionale con matrimoniale centrale, che a breve sarà affiancato da altre nuove piante e che comunque risulta sempre molto abbordabile nel prezzo. La gamma motorhome per Chausson ormai è diventato un punto fermo, è un completamento di gamma importante. Quest'anno Chausson ha scelto di andare sulle piante più richieste dal mercato, il letto centrale posteriore e i letti gemelli. Le due novità di quest'anno sono il 7027 GA e il 7037, entrambi con letti gemelli. Naturalmente corredate da garage?
Assolutamente sì, un garage laddove la sigla GA sta proprio ad indicare garage, e ovviamente quando parliamo di Exaltis per noi è alto di gamma, così come la gamma Welcome Music Profilati, e quindi tutto ciò che è indicativo della nostra alta di gamma, quindi materassi, letti molto confortevoli, le spessori pareti e pavimenti e tetti come tutta la gamma Chausson. E tra le novità presentate sempre dai motoromi in gamma media, McLuhis presenta il NES 73G, una vera novità, sicuramente una linea giovane con letti gemelli che rappresenta un ottimo prodotto, qualità, prezzo. E questa era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, grazie come sempre della cortese attenzione, arrivederci al prossimo e puntuale aggiornamento con il Camper Magno News Live, edizione speciale dedicata al Salone del Camper 2015.